Bentornati con Super Mario Galaxy 2. Allora, adesso sono accessibili i nuovi percorsi dall'astronave Mario. So, ascoltami bene, perché non ho intenzione di ripeterlo un'altra volta. Uno dei Toad a bordo ha iniziato a raccogliere astroschegge. Credo che le custodisca. Perché non vai a controllare meglio di cosa si occupa? Vedo che hai portato un souvenir. Come definirlo, batuffoloso? Un fior nuvola? Certo che sei uno specialista nel collezionare cose strane. Non è fiore nuvola, è fior nuvola. I dati di gioco salvati e vai. Continuiamo. L'altra volta abbiamo preso qualche stella, così a caso. Oggi credo che arriveremo a sbloccare una cosa abbastanza importante, ma non la sbloccheremo subito. Allora, qua c'è una stella segreta che si può prendere e io voglio andare a prenderla. Vi faccio vedere come si prende. Nel percorso della prima stella, cioè la stella segreta. Indizio, servono tante monete. Più monete possibile. 100 in teoria. Prendiamo qua. Ok. Fuck. Quante ne ho? Aspetta, 35. Più o meno. Siamo lì, dai. Non sono poche. Tanto c'è un certo punto che ne possiamo prendere molte. Saltiamo qua. Quello è lo sfavillotto ghiotto. Forse ci si arriva, ma bisogna fare un qualche truccio. Intanto te mi dai una moneta e non una astroscheggia. Grazie, anche te mi dai una moneta. Che è una astroscheggia. Ah già, Mario normale non può salire sulle nuvole. Questo non l'ho detto però. Quante monete siamo? Allora, 84. Ah, qua non l'ho detto, non ci sono stelle per le 100 monete, quindi se ve le aspettavate non ci sono. Quello l'ho già sprecato, mamma mia, questo mi serviva. Fuck. Vabbè, prendiamo il checkpoint qua. Mario non cadere. Fuck! Quelle due e poi basta. 99 stelle. C'è monete. Vabbè. What? Ci sei tu. Thanks. Non avrei mai pensato di ringraziare una pianta piragna. Mia, l'astroscheggia. E mia anche queste di astroschegge. Andiamo qua. Saltiamo e andiamo dallo sfavillotto ghiotto. Che fame! Mi dai 100 monete? Sono deliziose! Se mangio 100 monete mi trasformerò! Ovvio, ce ne ho solo 100 però. Sì, che voglio incredibile di monete! E vai tutte le monete. Oi oi.
ho la pancia piena e ora trasformazione. Ok, si trasforma in un nuovo pianeta, un pianeta triangolare, ma vabbè, è un pianeta, chiamiamolo pianeta. Allora, checkpoint, tu mi servi. Allora, bisogna fare praticamente la scalata qua, non... Allora, saliamo. Allora, da questa parte andiamo a fare la nuvola. Poi sopra qua. Ed ecco lì la stella che abbiamo preso. C'è la nuvola in mezzo allo schermo, ma comunque, vabbè, fuck, sedia. Quanto siamo? 6 minuti per prendere una stella. Una stella, una sola stella abbiamo preso in 6 minuti. Stella nascosta. Abbiamo ottenuto sto schegge, i dati di gioco sono stati salvati, ok. Fa caldo in questi giorni, un po' tanto. Andiamo qua, prendiamo una stella qua. In questa galassia, che questa galassia è carina. C'è una cosa abbastanza bella in questa galassia, molto carina. Gravitazione senza regole. Quella è la stella, ovviamente. Sono un po' senza voce, ma comunque vabbè. Fa niente. Qua non mi ricordo dove era la medaglia cometa, però. E non aspettatevi di trovare chissà quante astroschegge in questa galassia. Più che altro monete. Monete ne troverete tantissime. Astroschegge ben poche. E vai. Là c'è una stella. Là c'è un tubo là. Ma non c'ho voglia di entrarci, perché so cosa c'è poi. Una cosa che vi ho spoilerato involontariamente. Vabbè, intanto approfittiamone per prendere monete. È molto interessante che c'è la gravità così. A me piace. Scendi. E vai, saltiamogli in testa. Ci dà tante, tante, tante astroschegge. Ehi. No, volevo beccarlo. Vabbè, fa niente. Monete. Qua bisogna fare attenzione a non cadere, perché... No, non è qua, è più avanti. Qua, che ce l'ha detto il Todd, attenzione a non cadere. Per questo bisogna fare attenzione a non cadere. Iniziamo con i fail. Allora, Mario. Adesso facciamo come in abbia, andiamo con calma, con calma. Fuck! Mario, salta bene. Vediti saltare bene, perché se no... Ok, qua dell'energia non ci dobbiamo preoccupare, tanto troviamo tante di quelle monete che ci verrà la nausea. Siamo... Fuck! Vabbè, saliamo qua, va. Alla faccia dello speedrun, sto failando in una maniera assurda.
I catenacci, che qua non hanno le catene, ma hanno... Ma, boh, sono palle che rotolano. Normale. Fuck! Twomp! Odio i Twomp, in questo gioco sono odiosi i Twomp. Perché vi uccidono in un colpo solo. Senza passare dal via. Allora, facciamo bene come i nabbi. Andiamo con calma. Tanto no, no, io non sono pro a questo gioco. No. È patetico come sto cercando di autoconvincermi di essere pro. Che fai, Mario? Fuck vita, non c'ho voglia di pigliarti. Il bello di questo gioco è che i nemici tolgono tutti uguale, non facciamo lo stesso errore di prima. Adesso aspettiamo come i nabbi. Adesso bisogna aspettare che lui è giù per salirgli in testa e fare questo. E adesso se non failliamo è una gran cosa. E vai. Uno potenziamento. Power up si chiamano, non potenziamenti. Power up. Mario fuoco. In pratica scuotendo il telecomando si lanciano palle di fuoco. Semplicemente. E si fanno tante assoschegge con Mario fuoco. Tipo beccando i nemici. Facciamo un salto a parete, che è un salto estremamente spesso. Occhio che quelle scatole lì, se vi scadono in testa vi ammazzano. Instant kill, non senza passare dal via, cioè. Checkpoint, e vai. Astro schegge. Monete! Astro schegge! Saliamo su questi trasportini come i nabbi! Facciamo come i nabbi! Ok! Volete farmi fare come i nabbi? Facciamo come i nabbi! Ecco, questo è il punto in cui muoio più facilmente. Ecco perché c'è quel cazzo di Twomp. L'ultimo Twomp è quello più difficile da prendere. E mi sa che questa parte sarà più corta perché mi sta passando la voglia. Allora, te non osare colpirmi. Benissimo, a te ti salto in testa perché mi hai colpito. Cioè non si può spammare lo spinning. Cioè non è spammabile. Almeno non più di tanto. Dai, cadi nel... What? Che cazzo ha fatto? Vabbè. Andiamo di qua. Te, vabbè, cadi nel vuoto, ok. Allora, stiamo qua sotto. Così aspettiamo, così quei due salgono. E noi finalmente possiamo prendere la stella in qualche modo. E vai, presa. Quanto siamo? 14 minuti? Facciamo il tempo a farne un'altra, una sola però. Una che sarebbe la stella segreta di questo livello qua. E poi, boom, finiamo. Anche perché la batteria del portatile, come ho già detto, non regge più di tanto. Astro schegge, monete, lo so. Andate di gioco salvati. Allora, galassia nuvola battufolo. No, galassia attrazione, qua. Andiamo qua, vai in questa galassia. E vai. Ta 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 ta. Gravitazione senza regole. Però non prendiamo gravitazione senza regole, ma prendiamo la stella segreta.
È un po' complicatuccia la stella segreta, e non è proprio semplice. Vabbè, non è complicata. Non è tanto. Cioè, è semplice, ma non è semplice. Ok, beccato in testa. Adesso giriamo la gravità, perché questo mi sta un po' sulle balle. Quindi ti ammazzo così. E entriamo nel tubo. Prendiamo il fiore di fuoco. E entriamo nel secondo tubo. Parliamo con sto tizio. Tutta la spazzatura dell'universo finisce qui. Non è possibile. Quante casse. La situazione mi sta sfuggendo di mano. Mi faresti un favore? Puoi bruciare tutte queste casse al più presto? Allora? Sì. Va bene, pensaci tu. Allora, trucco. Non stare al centro, ma andare da questo lato qua e non spammare troppo con le fiamme, perché sennò... Ah. Vai, bella che l'abbiamo finito al primo colpo. E dopo questa finiamo, perché non c'ho più voglia. Oh, grazie, hai ripulito tutto, grandioso. Ecco, prendi questa superstella, magari lavorassero tutti come te. E abbiamo preso... Cioè, non l'abbiamo ancora presa. E non la prenderemo mai se continui così, Mario. E vai. Superstella presa. E quindi aspettiamo un attimo, mica che mi facciano situazioni strane. Che l'altra volta mi aveva fatto 20.000 cose e io ho stoppato prima il video. Stella nascosta. Galassia completata. Astroschegge. Monete. Dati di gioco salvati. Ok, mi fermo qua. Spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al mio canale, commentate e seguite la mia Let's Play. Noi ci vediamo la prossima volta con... Super Mario Galaxy 2. Ciao ragazzi.